Benvenuti alla terza puntata di Sul piatto della bilancia, in studio Sabrina Vasciaveo per Mitico Channel e per cedrospeziato.it. Ringraziamo ancora una volta gli studi gentilmente offerti dal Foggia Village Conart che ci ospitano e mettiamo appunto sul piatto della bilancia questa volta ancora la musica. È qui con noi Diorà. Ciao, ciao, grazie per l'invito. Ciao Angela, lei è Angela Pinto, in arte Diorà, già diciamo un po' il web, il mondo del web ti conosce perché appunto sponsorizzi, promuovi i tuoi lavori. Assolutamente, anche perché adesso è fondamentale comunque promuoversi e muoversi bene proprio nell'ambito del web. So che tu scrivi anche i tuoi pezzi. Sì, quindi sono cantautrice. Cantautrice. Ecco, noi abbiamo già trattato un'altra puntata l'argomento musica, come si evolve con queste nuove tecnologie, l'uso che l'artista può farne e se appunto è giusto farlo, come giustamente rimarcavi anche tu prima, è necessario. E, cosa ti ha colpito, diciamo, di questa esposizione sul web? Che ritorno può avere un artista in termini di immagine, di rapporto col pubblico? In termini di immagine molto forti, però bisogna veramente lavorarci bene perché può essere un'arma a doppio taglio. Certo. Non bisogna un boomerang, mai... Sì, un boomerang, perché molto spesso si potrebbe cadere nel tranello dei social, quindi diventare molto personaggio e privarsi di, certo, quello che è la propria personalità. Per quanto riguarda poi un cantautore, credo che sia fondamentale. Chi scrive i propri pezzi, chi li promuove, chi li propone, deve comunque mantenere un certo equilibrio con quello che fa e quello che è la sua immagine su questi social. Quindi bisogna fare veramente perché un duro lavoro. Perché ne potrebbe uscire anche brutalizzata in qualche modo. Falsificata. Falsificata. E quindi... poi molto spesso questa immagine non rispecchia quella che poi la si reale propone intenzione. Nei live anche, certo, oppure la reale intenzione del brano stesso, della propria musica, del proprio messaggio. Quindi bisogna cercare di mantenere un certo appunto equilibrio tra quello che si è, tra la propria personalità musicale e tra quello che appare poi sul web. Sì. Adesso poi tra l'altro in questi ultimi tempi, dal 2017, ci sono dei diritti annessi anche al diritto d'autore, no? La nuova normativa prevede anche una sorta di distacco da quello che era il monopolio prima delle case discografiche. Adesso un artista può anche promuoversi, può anche diciamo fissare su un supporto la sua opera, sì, quindi è più libero in questo senso, pur potendo usufruire di un'intermediazione laddove occorre. Come vivi tu questa possibilità che adesso gli artisti hanno anche per poter cercare di farti conoscere, insomma, al meglio? Sicuramente io ne ho fatta un po' la mia arma vincente, nel senso che poi è stata la mia scelta, cioè quella di autopromuovermi, autogestire anche tutte le mie l'immagine, e quindi sono un artista emergente a tutti gli effetti, quindi nel bene e nel male, con tutta la sua, il pacchetto completo. Sì, quindi cerco comunque di lavorare, perché è veramente un duro, certo, lavoro immagino, quello di dei social, dello stare appunto sui social, e bisogna appunto lavorare quotidianamente, quindi non soltanto sulla propria musica, certo, non soltanto su quelle che poi sono lo studio musicale, vocale, che una persona deve fare, ma proprio nella promuovere se stessi, quindi bisogna essere imprenditori di, certo, se stessi. Certo, come molte altre attività, del resto oggi è così un po' per, sì, tutti gli ambiti. So che sei all'attivo con vari live, quindi hai un rapporto comunque diretto, nonostante i social, quindi a parte lo schermo del computer, hai opportunità comunque di gestire anche il rapporto con chi ti segue, con chi ti vede live per la prima volta in musica, ecco. Live, sì, io ne faccio abbastanza, è dal 2013 che faccio, propongo tra l'altro il mio progetto, io lo amo chiamarlo il mio
percorso musicale, il mio viaggio musicale. So che hai iniziato quello... con Valerio Zelli degli Oro. Valerio è stato il mio insegnante di canto, quindi mi ha dato veramente tanto, perché lui mi ha dato sicuramente l'input giusto per il dover stare sul palco, soprattutto, certo. e avere il giusto contatto col pubblico. Lui ha sempre detto una cosa: se lo devi fare, lo devi fare seriamente, e deve essere il tuo lavoro, ti devi impegnare, non è mai abbastanza quello che fai, quindi devi dare veramente il massimo per riuscire ad ottenere un buon risultato. Riscolta. E soprattutto devi avere, appunto, devi mantenere la tua personalità, perché la gente ha bisogno poi di vedere quello che sei realmente. Certo, a proposito di personalità, quanto conta per un artista mantenere il proprio io anche un po' lontano da quella che è l'immagine pubblica che si vuole dare appunto a un potenziale pubblico di ascolto? Bisogna cercare di non invadere mai la parte privata, quindi mantenere sia un rapporto bello e di scambio anche emozionale con il proprio pubblico, però senza entrare mai nella sfera privata, perché io credo che poi la vita privata, come credo per tutti, è come chiudere un'attività. Certo. E tornare a casa funziona allo stesso modo, anche se il pubblico, in questo caso, nel caso dell'artista, l'artista lavora proprio su questo, lavora sulle emozioni, e quindi bisogna cercare di instaurare quel rapporto emozionale anche nella parte social, non soltanto nei live, anche se sicuramente il live ti dà comunque delle emozioni, è uno scambio. Non è falsificato, perché a volte da uno schermo si possono falsificare anche le emozioni, poi il live è la prova, il teatro, il palcoscenico che ti mette proprio a confronto con gli assolutamente, altri. Assolutamente, perché lì veramente ti trovi ad avere uno scambio col pubblico, e lì ti metti veramente alla prova. E in gioco. Perché sì, ti metti in gioco ogni volta, perché devi dare tutta te stessa per... far arrivare il tuo messaggio. Più sei vera, più metti te stessa, più metti emozioni. Il pubblico poi lo capisce, lo percepisce. Lo percepisce. La musica è sentire, sensazioni. Con le emozioni ancora di più e più forte. Sì, cosa stai promuovendo adesso in giro per l'Italia? So di diversi appuntamenti che ti vedranno comunque protagonista in primavera e in estate. Adesso sto promuovendo per il momento il mio live acustico, che si chiama Parole e Note, quindi è proprio un parlare. In questo spettacolo io racconto il mio viaggio musicale, quindi racconto come nasce la, come nasce la mia musica, e racconto un po' i miei brani volta per volta man mano che li presento. L'ultimo mio lavoro si intitola Universi Paralleli. E a proposito di emozioni, parla proprio di quello, parla scambio. Ecco, anche dell'arma a doppio taglio dei social, e di quanto possano i social a volte distaccarci dalla realtà. Quindi parla di emozioni e della possibilità di trovare qualcuno che realmente riesca a comprenderci per quello che siamo, della capacità che a volte si perde di entrare realmente in contatto gli uni col gli prossimo, altri, certo. E invece di la voglia di restare un po' distaccati, ci conosciamo tutti, però restiamo sempre, certo, un passo indietro sulle emozioni, quelle vere. Puoi presentarci qualcosa a cappella? La butto lì. Allora, sì, perché no? Anche perché io sui social spessissimo canto. Sì, canto, e poi mi piace, perché è un po' un modo, è un po' come se qualcuno entrasse a casa e mi sentisse canticchiare. Sì, che e quello poi è un po' uno squarcio che si vuole dare della vita professionale, no? Sì, che poi fondamentalmente i nostri pezzi credo che siano un po' per tutti i cantautori, per chi scrive, i pezzi nascono proprio così, sono un impulso, un canticchiare, una melodia, e poi unire le parole, e quindi viene fuori
un'emozione in musica, come io definisco questo mio ultimo brano. Te ne accenno bene, ti ascolto volentieri. un pezzettino. Siamo due universi paralleli, siamo due testardi ma sinceri, siamo in due a vivere tra sogno e la realtà. Sentimenti come sassi si confondono nei passi di questo mondo distratto che sentire più non sa. Bellissimo, grazie per averci Di regalato questa niente, a chicca voi. musicale e saluto naturalmente chi ci segue e vi rimando alla prossima puntata con un nuovo argomento sul piatto della bilancia.